Buongiorno, oggi proviamo a costruire un'app con Genially utilizzando un modello standard presente già all'interno della piattaforma, però modificandolo in base ai nostri interessi. Partiamo sempre dal pannello d'inizio una volta che è stato effettuato effettivamente l'accesso col proprio account. Siamo su My Creations. Ora, per creare un'app invece possiamo cliccare indifferentemente su questo pulsante o direttamente da qui, non cambia effettivamente nulla. Ci si apre quindi davanti la schermata con le varie scelte e ci spostiamo su Gamification, clicchiamo su Create e scendiamo per selezionare uno dei quiz più semplici come struttura, ma che allo stesso tempo presenta moltissime possibilità di personalizzazione. Come già nel precedente video, il quiz in questo caso richiede di fornire la risposta esatta per azionare appunto la sequenza animata che vede il giocatore colpire il bersaglio con la freccetta. Ora, tornando appunto al modello, selezioniamo di nuovo il Darts Quiz e stavolta però scegliamo di utilizzare questo template, cioè questo modello preimpostato. Quindi clicchiamo su più, ci ritroviamo di fronte la struttura di questa piccola app, che noi a questo punto possiamo effettivamente personalizzare. Tenete conto che qui vedrete questo menu a scorrimento che ci permette di fare le modifiche che vogliamo e quindi anche la lista, l'elenco delle pagine che compongono il vostro esercizio. Non lo formuleremo tutto, proveremo a fare i primi due esempi per vedere appunto la procedura da portare avanti. Per prima cosa concentriamoci su questa barra che c'è in fondo. Si può aggiungere una pagina a quelle esistenti se si vuole, si può cancellare una pagina selezionata, si può vedere l'anteprima di quello che abbiamo effettivamente fatto oppure ingrandire o rimpicciolire la pagina che abbiamo di fronte o spostarci quindi nella lista. Queste sono le funzioni che vi serviranno di più. Da questo lato invece noi abbiamo anche altre informazioni. Allora facciamo un esempio. Scegliamo la prima pagina, quella di introduzione al quiz. Possiamo modificare diversi parametri. Ad esempio, cliccando su text, noi saremo in grado di modificare, per esempio, il carattere delle lettere che sono inserite all'interno di queste finestre. Cliccando su Image possiamo cominciare ad utilizzare molte più funzioni. Ad esempio, possiamo trascinare un'immagine che abbiamo sul nostro computer, 5 MB massima, da poter poi caricare all'interno di questa schermata, utilizzare un URL di una immagine che è disponibile per esempio su Google, oppure utilizzare quello che ci viene fornito dallo stesso Genially. Quindi noi abbiamo una serie di immagini preimpostate di diverso genere che però possono essere inserite volendo all'interno della nostra slide, perché di fatto è una slide interattiva in questo caso. Facciamo un esempio, scegliamo la musica a setta gialla, beh, comparirà effettivamente sul nostro schermo e noi potremo spostarla all'interno della diapositiva, magari cambiandone anche le dimensioni. Se non vogliamo utilizzarla, possiamo tranquillamente tornare indietro e la scelta verrà appunto annullata. C'è una direi, discreta varietà di possibilità anche di oggetti di uso comune, quindi la galleria fotografica è disponibile gratuitamente, è piuttosto vasta. Risorse, anche qui ci sono una serie di icone, per esempio, che possono essere spostate all'interno, forme, frecce, che possono essere utili in alcuni casi, o anche piccole illustrazioni, di cui alcune anche animate. Basta scorrere, si trova effettivamente il tutto. Elementi interattivi sono elementi in realtà un po' diversi perché sono dei pulsanti che possono essere inseriti nel lavoro con una funzione specifica. Se noi scendiamo a Smart Blocks troviamo in realtà la sezione dedicata ai grafici, soprattutto, che quindi possono essere utili per svolgere dei lavori anche in ambito, per esempio, economico o matematico. E poi c'è questa funzione che è quella dell'insert, cioè di inserire. Allora, in questo caso, per esempio, si parla di diversi comparti. Ci può essere l'inserimento di un file audio, l'inserimento di un file video, oppure di altri che possiamo scegliere a nostro piacimento. Partiamo dall'audio perché è interessante. In realtà non possiamo caricare automaticamente un file audio all'interno perché è previsto soltanto in caso di abbonamento a pagamento, ma possiamo in realtà inserire o registrare, in questo caso, un nostro file audio. Ad esempio, cliccandolo partirà effettivamente un registratore vocale che registrerà quello che diremo.
Concentrati e colpisci il bersaglio. In questo momento, Genia gli ha appunto registrato il nostro audio molto breve, che però può essere effettivamente inserito all'interno della nostra pagina. Quindi possiamo anche spostarlo volendo e metterlo qui e avremo alcune opzioni a disposizione. Per esempio, se non vogliamo che l'alunno veda questo file direttamente sulla schermata, noi possiamo anche nasconderlo e quindi non lo vedrà effettivamente dopo. Inoltre possiamo selezionare l'autoplay, in questo modo il file audio partirà automaticamente ogni volta che l'alunno farà partire la schermata d'inizio o le altre pagine comprese nell'esercizio. La funzione successiva riguarda il background e questa è molto ricca di particolari. Per prima cosa possiamo modificare semplicemente con dei colori diversi lo sfondo della nostra pagina, quindi possiamo scegliere tutta una gamma di colori, oppure andare a scegliere nella libreria di elementi più particolari. Cliccando su Show More vedremo più contenuti e avremo una vasta scelta effettivamente di sfondi di qualunque genere, alcuni anche più ironici. Questo per esempio è animato ed ha anche un bel effetto visivo, quindi potremmo lasciare questo per il momento perché si adatta anche bene allo spirito del gioco. Detto questo, però, basta scorrere la lista per vedere che c'è davvero di tutto, e quindi in teoria alcuni sfondi sono anche più adeguati di altri, magari per determinate attività didattiche che vogliamo portare avanti. Un altro aspetto interessante della funzione backgrounds è che volendo noi possiamo applicare questo sfondo a tutte le pagine del nostro esercizio, se vogliamo. Quindi cliccando su Apply to All Pages, noi avremo effettivamente a questo punto tutte le pagine impostate con questo sfondo. Se invece non vogliamo fare così, noi selezioneremo la pagina interessata e cambieremo magari soltanto quella. L'ultima parte di questo elenco corrisponde alle pagine. Noi in questo caso avremo appunto a disposizione tutta la griglia, tutta la lista, anzi, delle pagine coinvolte, ma volendo possiamo trasformarla anche in una griglia. Come vedete, in effetti il background adesso è diventato uguale per tutte quante le pagine. Ora, attenzione a questo aspetto. Qui andiamo nella prima pagina vera dell'esercizio. Questa in realtà è una parte dell'esercizio con una domanda a cui i ragazzi dovranno rispondere. Naturalmente è una pagina preimpostata perché, come guardate, l'esercizio ci indica già dove inserire effettivamente la risposta corretta. Le altre due invece saranno quelle sbagliate che inseriamo come distrattori. E qui invece c'è il corpo della domanda dove andiamo a scrivere il testo, appunto. Dopo aver compilato quindi le finestre, basta cliccarci sopra e scrivere il testo che vogliamo, noi abbiamo la schermata del quiz che stiamo sottoponendo ai nostri alunni. E quindi questa rimarrà salvata effettivamente così. Le pagine seguenti, e questo si ripete per tutto l'esercizio, sono delle pagine anch'esse preimpostate dal sistema Genially perché hanno una funzione precisa. Questa si attiva soltanto se gli studenti rispondono in modo corretto. Quest'altra si attiva invece se rispondono in modo sbagliato. Quindi consiglio di non toccare direttamente queste pagine, comunque non eliminarle perché di fatto sono necessarie per il proseguimento del gioco. Si possono però modificare, per esempio l'omino qui in questione può essere effettivamente sostituito con un'altra immagine, come anche il resto. Anche qui notate c'è un file sonoro, non l'ho creato io, è preimpostato dal sistema Genially e in definitiva sarebbe l'applauso. Nel caso in cui si risponde in modo corretto, oppure il suono drammatico nel caso in cui invece si sbagli a fornire la risposta. Quindi questi però possono essere modificati, se si vuole si possono togliere e si può registrare invece un altro file audio in cui si può dire magari bravo, ha risposto correttamente, attenzione, la risposta è scorretta, quindi volendo si possono modificare anche questi. La struttura poi di per sé prosegue in modo identico anche per le altre. Questa sarebbe la seconda domanda dell'esercizio. Il background è rimasto uguale, la struttura può essere modificata allo stesso modo, cancellando il testo e scrivendo la domanda che vogliamo fare. E anche in questo caso prestate sempre attenzione a dove il Genially posiziona la risposta corretta, perché è lì che deve essere scritta, mentre le altre due, i distrattori, vengono scritti dove c'è wrong answer. Considerate anche che è possibile scrivere appunto il testo utilizzando una struttura simile a quella di Word o di un qualunque programma di videoscrittura, cioè in realtà si può effettivamente cambiare il font, il carattere, ce ne sono diverse a disposizione, come anche la grandezza del carattere o altri aspetti in particolare.
Quindi c'è comunque una certa scelta. Se noi scorriamo a questo punto verso il basso, troveremo anche le schermate finali. Anzi, la schermata finale, che è quella conclusiva del gioco, in cui compaiono appunto i risultati, d'accordo? Ma in generale si dà poi effettivamente il risultato all'alunno che ha svolto l'esercizio, con il pulsante che è attivo anche in questo caso, Play Again, che ti permette di ricompletare tutta la procedura. Prima di completare l'app e salvarla, possiamo anche dare un'occhiata all'anteprima attraverso quest'occhio che è presente qui sotto. Ora, in questo caso, se volete guardarlo dall'inizio, però salite effettivamente su, andate all'introduzione, cliccatela e fate partire appunto la preview. Cliccate, Concentrati e colpisci il bersaglio. il file audio funziona, andiamo su start, diamo la risposta corretta. A questo punto andrebbe avanti ancora l'anteprima fino alla fine. Quindi volendo possiamo ancora controllare tutto il resto del contenuto per vedere se funziona. Ma si nota che tutte le modifiche che abbiamo fatto sono rimaste effettivamente salvate e fanno parte ormai di tutto l'esercizio. Completiamo a questo punto la procedura cliccando su All Set, che vuol dire che è tutto pronto in definitiva. Allora si apre questa schermata in cui vi si chiede, ma in realtà c'è solo una scelta disponibile, di renderlo appunto pubblico online, quindi il vostro lavoro va a far parte della libreria di Genially, quindi è pubblico. Questa funzione è opzionale, semplicemente vuol dire che il vostro lavoro potrebbe ispirare altri ed essere utilizzato come template, come modello da altre persone. Potete attivarlo oppure no. Indicate il titolo, e se volete cambiarlo potete cambiarlo effettivamente adesso, e aggiungete magari una descrizione di questa creazione, perché l'avete fatta, in cosa consiste, eccetera. La seconda opzione in realtà non è disponibile perché non possiamo rendere privato il nostro lavoro se non con l'abbonamento a pagamento. Quindi in realtà non possiamo neanche effettivamente utilizzarlo. Confermiamo con All Set, cioè che è tutto pronto. E si apre quest'altra schermata. Allora, View vuol dire che effettivamente noi possiamo vedere il nostro lavoro, il nostro esercizio in un'altra scheda e prendere anche il link che ci occorre. Clicchiamo su View. Noi in questo modo possiamo vedere in un'altra schermata appunto tutto il nostro lavoro che parte, Concentrati e colpisci il comincia a bersaglio. parlare, e a questo punto cliccando su quest'icona noi notiamo che possiamo farlo a schermo intero, ma soprattutto possiamo condividerlo con lo share in diversi modi. Prima di tutto noi qui abbiamo il nostro link, basta copiarlo e possiamo inserire questo link dove vogliamo, possiamo inviarlo tramite una mail, possiamo metterlo su Classroom, dovunque, perché questo diventa il link ufficiale del nostro lavoro. Se invece lo inviamo tramite mail, possiamo scegliere appunto le mail a cui destinarlo e indicarle qui, e questo link verrà inviato in automatico alla persona destinataria. Possiamo spostarci anche sui social network volendo, ma soprattutto possiamo andare anche su altri e notare che effettivamente c'è Classroom compresa. Cioè Genially comunque collabora con Classroom. Noi possiamo caricare questo link fondamentalmente su Classroom già dalla schermata di Genially. Proviamo a cliccare, noteremo che Genially infatti ci indirizza letteralmente sulle nostre Classroom, su quelle nostre proprio. Quindi scegliamo un corso e in effetti questi sono i corsi che io come insegnante seguo nella mia Classroom. Quindi posso scegliere per esempio terza C e scegliere un'azione, quindi creare compito, fare una domanda, fare un annuncio, creare materiale. Quindi volendo noi possiamo condividere il lavoro di Genially direttamente in questo modo, oppure in modo un po' più meccanico, copiando il link e inserendolo invece dove vogliamo. In ogni caso la condivisione è piuttosto semplice e permette quindi di seguire una via indiretta, che è questa, o una via diretta appunto attraverso Others andando direttamente su Google Classroom. Ora, ultimo aspetto, chiudiamo questa. Quindi al momento il lavoro è effettivamente pubblico. Se noi volessimo invece modificare questa app, possiamo comunque farlo tranquillamente. L'importante è selezionare appunto questo aspetto. Andare su questa icona dove c'è il pubblico e spostare sul draft. In questo momento, diciamo accettiamo, il nostro lavoro non è più visibile agli utenti di Genially, diventa invisibile, è come se fosse effettivamente privato e noi possiamo ritornare a lavorare su ogni singola pagina che vogliamo per effettuare le modifiche, per poi renderlo pubblico alla fine un'altra volta, anzi di fare di nuovo All Set e renderlo di nuovo pubblico. Grazie.